Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Stiamo preparando un sacco di robe interessanti, tra cui un confronto tra fotografia da smartphone e fotografia analogica veramente spettacolare. Ma nel frattempo vi porto l'ennesimo contenuto con iPhone 14 Pro e Xiaomi 13 Ultra, perché abbiamo un po' sancito tutti quanti su questo canale che sono i due smartphone più interessanti per la fotografia al momento, e ve lo porto questo confronto in maniera un po' diversa rispetto a come siamo abituati a vedere qui sul canale, ovvero andrò in giro a scattare solo in JPEG, me l'avete chiesto voi, per vedere in automatico, lasciando tutto così, ora vi faccio vedere come l'impasto, cosa succede e quale dei due si comporta meglio. È il quesito dove si hanno più dubbi, perché se sullo scatto un po' più ragionato l'hardware di Xiaomi 13 Ultra ha quel qualcosa in più che emerge, sappiamo che iPhone sullo scatto, sul punta e scatta, diciamo, in modalità automatica è quasi imbattibile. Ma sarà davvero così? Andiamo a vedere. Mi viene in mente una cosa ora che ci penso. Mentre raggiungo il centro vi registro direttamente dai telefoni. Sapete che su questo canale non si fanno confronti generici, recensioni, cose del genere, ma vista l'eccezionalità di questo video, del confronto che faremo, ne approfitto e vi faccio vedere anche l'autovideo. 4K 30fps HDR attivo su entrambi, questo è iPhone e questo è Xiaomi 13 Ultra, nessuna stabilizzazione particolare attiva, tutto così, semplice, modalità automatica. Non vi porterò su Lightroom in questo confronto, non mi sembra il caso, semplicemente andrò in giro a scattare, ho qui la mia GoPro, vi porto nella sessione di street, niente scatti interessanti, sarà più una roba di testing, e poi metto gli scatti in sovraimpressione e vi lascio magari un commento scritto, va, su quello che ne penso. C'è una situazione di luce un po' strana, non proprio il massimo per metterli sotto stress, è nuvoloso, c'è una diffusona molto facile, diciamo, secondo me, per entrambi. Per pura curiosità vi lascio anche qualche secondo non in HDR adesso, sempre 4K 30fps camera principale, questo è iPhone e questo è lo Xiaomi. Confronto molto abbozzato, ripeto, per curiosità. Trovate sul mio canale un confronto video tra loro due, particolare come vi abituo ormai da un po' di tempo, con il log di Xiaomi confrontato al ProRes di iPhone, per capire cosa delle due robe abbia più senso. Per un confronto sul comparto video completo, camera per camera, lente per lente, dovete cercarvi un altro canale. Ragazzi, ho lasciato iPhone non ha praticamente impostazioni da gestire particolari, sappiamo che lavora quasi sempre in HDR, quindi di contro sullo Xiaomi ho lasciato l'HDR in automatico, visto che Android ha questa prerogativa, vediamo come lo gestisce. Profilo Xiaomi, l'unica accortezza che mi sono preso, Leica autentico, ok, visto che si può scegliere per forza tra uno dei due, ho scelto questo e il resto è tutto in automatico, anche il diaframma. Signore, faccio una foto al palazzo, vi scoccia? Se... No, no, per me va bene anche se ci siete. È bellissimo. Vabbè, farei anche a voi un ritratto, guarda, se volete. Buona serata. Grazie. Vediamo se sta arrivando qualcuno.
Qua la vedo dura, ragazzi. Io faccio lo sforzo di non riguardarle perché sennò mi metto a riscattare, fare invece voglio proprio avere una sessione di turistica. Alzo, bello, scatto, fine. Proprio volutamente questo approccio. Tanto la facciamo vuota. Eventualmente Conte è passato giusto per vedere come si risistemano le esposizioni. Certo. Non lo fai, eh? Passiamole passare adesso. Uvera. Ah, facciamole passare. Al contrario però. No, facciamole passare. Si dà un po' fastidio anche il cavo. Ci posso credere. Vabbè. Ragazzi, alzo e scatto, turista. Uno. Bam, Xiaomi ha tappato il fuoco, già l'ho visto. Salve. No, lo immaginavo. Così vediamo anche soggetto in movimento. Vieni fino vicino alle camere. Ok, ora fatti fare un primo piano, sfermo. Allora, con flare, senza flare. No, la rifaccio vuota con questa condizione di luce diversa, vediamo. E rieccoci qua. Abbiamo fatto un bel tour, che posto meraviglioso, eh? No, sì! No, non ci siamo affacciati, siamo andati alla piazza su. Buona serata. Certo, siamo qui apposta. Thank you.
Bene, soddisfatto di questo giretto, concludo sempre in modalità video automatica con i due telefoni, 4K 30fps, HDR disattivo. Come detto, non vi porto su Lightroom, non vi ho portato su Lightroom, non aveva senso, non mi interessava vedere la lavorabilità di questi file, né fare un confronto sulle lenti, sul dettaglio, sulle texture, sullo sfocato, non mi interessava. Lo scopo era quello di vedere appunto così, in modalità turista, chiamiamola, come si comportano. Quindi messa a fuoco rapida, quindi lettura dell'esposizione, quindi compensazione delle alte luci, gestione del flare, soggetti in movimento, congelamento in buone condizioni di luce. Per questo video direi che è tutto. Come sempre, per sostenermi, mi potete seguire su Instagram, su TikTok e soprattutto qui. E soprattutto commentare se questo video vi è piaciuto e se avete delle curiosità, perché vi rispondo sempre. Detto ciò, è uscito il caldo devastante ancora e direi che noi ci vediamo al prossimo video.